Il 21 di giugno è iniziata da qua, davanti a uno stadio chiuso ma in realtà aperto, è iniziata questa corsa contro il tempo. Quando l'amico Luigi Di Micheli ha lanciato un appello su Facebook, aprendo una pagina apposita, richiamando tutti i saronnesi a sentirsi tifosi dell'unica squadra vera che ha Saronno, che era l'FBC, ha chiamato tutti gli imprenditori, le persone che erano interessate a metterci un po' di capitale. Non ha risposto nessuno, ho risposto io, ci siamo subito ritrovati bene su un sacco di punti d'accordo, e proprio da qua, una domenica, il 21 di giugno, io, Giuseppe e Luigi siamo 23. O 21, 21, 21 20, ci siamo visti. Ci siamo visti, comunque, ci siamo trovati qua in questo stadio chiuso, ma in realtà aperto, perché c'erano le porte completamente lasciate andare. Siamo entrati, abbiamo trovato uno stadio con l'erba alta quasi un metro, il tunnel che portava i calciatori nei spogliatoi cadeva, suppongo cade ancora a pezzi, ricoperto di muffa. Era una domenica, la domenica in tutte le città d'Italia è consacrata al calcio. Vedere una squadra come quella del Saronno, nata nel 1910, chiusa e dimenticata, e vedere la sua casa, lo stadio Colombo Gianetti, lasciato andare come se fosse uno dei parchi di Saronno che l'amministrazione lascia decadere, mi ha fatto veramente gelare il sangue, e così anche ai nostri amici, a Giuseppe e a Luigi più di tutti, perché lui ha proprio nel cuore i colori bianco-celesti. Abbiamo fatto due conti, abbiamo capito che eravamo veramente al limite per poter partecipare nuovamente, per far partecipare nuovamente il Saronno al campionato di calcio, al campionato 2013-2014, perché il 21 di giugno scadevano i tempi per fare le eventuali fusioni, però c'era una scappatoia, una possibilità, quella di entrare all'interno di una società calcistica già esistente, fare un accordo portando un po' di consiglieri, portando ovviamente un certo tipo di capitale, arrivare al punto di provare a fare una delibera interna per far cambiare il nome a quella società. Questo in federazione era possibile. Abbiamo iniziato una serie di trattative, e lì è venuto subito fuori il primo problema. Il nome FBC Saronno, il nome storico della squadra dal dopoguerra, era di proprietà dell'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Luciano Porro del PD. Il nome Saronno ha avuto tanti cambiamenti dal dopoguerra, ma il nome vero per i tifosi era l'FBC. Abbiamo costituito un comitato spontaneo di persone, con l'obiettivo di rifondare l'FBC Saronno. Ci siamo registrati al protocollo, abbiamo seguito tutte quante le pratiche e abbiamo chiesto, come comitato, presieduto da me, un incontro con l'amministrazione comunale per vedere se potevano darci una mano per poter riportare il calcio a Saronno. Dopo 4 giorni, su sollecito del dottor Lattuada, consigliere dello sport per il comune, abbiamo avuto questo incontro con il sindaco. Siamo andati io, Giuseppe e Luigi, per il comune era presente la dottoressa Cavaterra, non mi ricordavo il nome, l'ho letto adesso sul muro, la dottoressa Cavaterra e altri collaboratori comunali. Gli abbiamo spiegato i nostri intenti, abbiamo detto che abbiamo una serie di collaboratori dal punto di vista imprenditoriale, io mi occupo di cinema e di televisione, quindi a livello di sponsorizzazione, di movimenti, di personaggi, ne ho vicini abbastanza. Io ho coinvolto in questa avventura, tutti animati da questo grande spirito puramente culturale, diciamo. Il sindaco subito ci aveva detto che loro hanno dei problemi perché hanno preso alcuni accordi con altre società. Noi abbiamo detto che non abbiamo problemi, che noi abbiamo la voglia e lo spirito per collaborare. Ci ha chiesto di non fare, eventualmente di non fare il settore giovanile. Questa era già una spina che poteva già farci fermare, perché nuovamente, normalmente tutte le società hanno un settore giovanile, un vivaio da creare. Noi abbiamo detto va bene, accettiamo, collaboreremo con la Robur e con le altre realtà calcistiche saronnesi e utilizzeremo il loro vivaio per poter creare come un mito l'idea: oggi giochiamo con la Robur, con il Matteotti, domani potremo giocare con l'FBC. Questo era di base l'accordo sui punti salienti che abbiamo stabilito. Ci hanno chiesto 24 ore di tempo per prendere una decisione, noi abbiamo detto siamo veramente al limite, perché ogni giorno che passava era un pericolo, perché si avvicinava la data di scadenza, che era appunto l'11 di luglio, con tutta la pratica societaria che bisognava fare.
Il giorno dopo era il 27 di giugno, il sindaco ci, quasi in pompa magna, ci invita e ci comunica che non ci dà l'uso del nome e del logo, ma ce lo noleggia, diciamo, viene fatta una licenza d'uso. Noi gli spieghiamo che materialmente non si può fondare una società senza avere neanche il nome e senza avere neanche la proprietà del marchio. Ha detto, ma noi adesso ve lo imprestiamo, poi il prossimo anno, fa 2 o 3 anni, ci rimettiamo un attimino al tavolo e ve lo possiamo anche vendere. E io gli ho detto, va bene, ok, ora noi prendiamo una realtà morta da 3 anni, perché materialmente purtroppo è questo, mettiamo che un anno, in 2 anni, cambia tutto il quadro sociopolitico, e poi su che base discutiamo? E se lì si capiva che la base di discussione sarebbe stato poi probabilmente il bilancio della società. Comunque, superando questi piccoli problemi, abbiamo detto che è impossibile per noi fondare una società senza avere né il nome né il simbolo. Spinti veramente, già lì, lo ripeto, voglio ribadire questa cosa, qualunque essere umano avrebbe detto va bene, grazie, arrivederci. Invece a me piace, quando mi butto in una sfida, mi piace portarla a termine, soprattutto mi piace vincerla. Abbiamo trovato uno stratagemma ed utilizziamo un logo abbastanza simile e come nome utilizziamo la sigla FBCS puntata, sperando che quella S nel cuore dei tifosi possa ricordare quello che è in effetti la realtà storica del Saron. Siamo ripresentati dal comune, abbiamo presentato di nuovo questa possibilità, il comune ha detto che va bene, ripeto, sempre con ogni giorno che passava, veramente tempi proprio risicatissimi, abbiamo raggiunto questo accordo, i consulenti legali del sindaco ci hanno detto ma voi dovete metterci questo accordo per iscritto. Noi, senza farci abbandonare dalla disperazione, abbiamo preso il computer dentro il comune, abbiamo fatto l'accordo, l'abbiamo ristirato davanti al nostro consulente legale, al nostro avvocato, l'avvocato Enrico Clerici, abbiamo messo giù l'accordo a parole, accettato dal sindaco e dall'amministrazione, ne abbiamo fatto una lettera protocollata al comune e il sindaco l'ha controfirmata, accettando in toto tutto ciò che noi chiedevamo e i nostri impegni. Cioè lui ci ha chiesto che voleva che noi gli garantissimo che all'interno della squadra, della società, non ci fossero dei mafiosi. Io gli ho detto sorridendo, va bene, noi ci impegniamo, però poi comunque delle cose veramente simpatiche in tutto questo quadretto. Fatto sta che abbiamo preparato questo documento, il sindaco l'ha controfirmato, ci ha detto che doveva mandarlo in delibera in giunta, va benissimo, abbiamo chiesto comunque un impegno perché ovviamente avevamo aperto una trattativa con una società di calcio che si chiama Uboldese e loro erano ben interessati a farci entrare all'interno della società e a fare poi questo cambio del nome, questo aggiustamento. Il sindaco si è preso la responsabilità, dimmi un attimo il microfono, questo voglio sottolinearlo, che in data 2 luglio su carta intestata, e questo è importantissimo alla luce di ciò che è successo dopo, su carta intestata del comune di Saronno al protocollo numero 28845, il sindaco di Saronno, Luciano Porro, scrive esattamente così: il sottoscritto Luciano Porro, sindaco del comune di Saronno, nato a Saronno, va bene, residente, ok, in riferimento alla richiesta del 1 di luglio, protocollo 23747, che ha avuto anche l'accortezza di pinzare in modo che qualcuno non possa avere dubbi su cosa ha ribadito che approvava, avendo le istanze per l'uso logo e nome città sportiva e uso stadio comunale Colombo Gianetti, si impegna a rispettare quanto richiesto e sottoscritto dal comitato. Ripeto, dal comitato. Il giorno stesso si arriva alla giunta, noi tutti quanti felici, perché materialmente nel momento in cui il sindaco di un comune di 36.000 abitanti si impegna su carta intestata comunale, con timbri e contro timbri, si impegna ad accettare le nostre richieste, riconoscendo in questo caso appunto al comitato, lo sottolineo per la ricostruzione, questa prerogativa. Nel bel mezzo della riunione di giunta arriva una telefonata di Giuseppe, che devo ringraziare perché ha fatto veramente l'apollo della situazione, correndo avanti e indietro come una trottola, che se non ci fosse stato lui veramente non saremmo qua oggi. Il consulente del comune Bottari dice che la giunta non può deliberare perché il comitato
non è un soggetto giuridico. E me lo passano e io gli spiego, certo, il comitato non è un soggetto giuridico, ma ciò non toglie che può essere oggetto di una delibera. Ho detto, avete degli avvocati che vengono pagati con i soldi pubblici, chiedetegli in effetti ciò che si sa. Il comitato non è un soggetto giuridico, ma è un soggetto riconosciuto, e al punto signor Luciano Porro lo ha ampiamente riconosciuto ribadendo che l'impegno viene rispettato con il comitato, è un soggetto che può essere oggetto di delibera comunale, come può essere oggetto di qualunque altra cosa, al punto che è diventato oggetto di un accordo scritto su carta comunale con il sindaco. Fatto sta, ci chiedono l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione FBCS. Io vi rimarco che noi abbiamo fatto tutte le pratiche regolari il 1° di luglio, ma ciò non ha nulla a che vedere sul fatto che potesse venire o meno approvata la delibera, perché l'impegno non era che noi costituissimo la società e poi chiedessimo lo stadio o gli accordi con il sindaco, era che il sindaco concedesse al comitato, organo da lui riconosciuto, protocollato, tutto quanto, concedesse l'uso dello stadio e si impegnasse a non farci causa, visto che il logo dell'FBCS è del tutto simile a quello dell'FBC di proprietà comunale. Morale della favola, da lì inizia una corsa. Mentre noi avevamo veramente la corsa contro il tempo, l'abbiamo dovuta fare per portare i documenti in federazione, l'abbiamo fatta correndo verso Firenze, perché lo statuto era da una parte, perché i soci di questa cordata sono sparsi in ogni parte d'Italia, i documenti erano già partiti all'ufficio registro per regolare tutto quanto. Fatto sta che ci hanno piantato questa grana che ci ha fatto, uno, spendere tantissimo tempo inutile, al punto che noi siamo arrivati all'ultimo giorno per fare l'iscrizione, ci ha fatto spendere denaro, perché abbiamo dovuto chiedere le consulenze legali pagate di tasca mia, ho dovuto io correre in giro sino a Firenze, ho dovuto andare a Genova, l'amico Giuseppe ha dovuto fare 1000 giri, abbiamo girato come delle trottole per poi arrivare a consegnare il lunedì, come d'accordi, lo statuto e l'atto costitutivo dell'associazione in comune. Il comune il giorno dopo, durante il question time, il sindaco dice che non ha ricevuto niente. Peccato che noi abbiamo mandato via fax, perché il comune pomeriggio è chiuso, l'abbiamo mandato via fax. Abbiamo inviato tramite l'amico Giuseppe la mail alla posta privata della segretaria del sindaco. Poi, come ultima chicca, davanti ad alcuni esponenti della stampa, è arrivato correndo l'amico Alessandro Bacuzzi, portando i documenti con lo statuto e l'atto costitutivo nelle mani del sindaco, che ha risposto tranquillamente: ormai siete fuori tempo massimo. Questo era il 7. L'8, a 3 giorni dalla scadenza del giorno 11, per il sindaco non c'era più tempo utile. In conferenza stampa con i giornalisti ha dichiarato che la documentazione non era di suo gradimento, che non andava bene, era una semplice associazione normalissima, come può essere l'associazione coltivatori della terra oppure raccoglitori di spazzatura o scribacchini sui muri. Era un'associazione tranquillamente che ha avviato il suo percorso di registrazione presso gli uffici registri, passano 10 giorni come tutti quanti sanno. Fatto sta che ha dichiarato questo. Poi ci ha mandato una bellissima mail dove dice che, visto la scadenza dei termini massimi, non ci può dare l'uso dello stadio. Ripeto, i termini sono scaduti l'11, se andiamo a vedere anche stamattina si potevano fare le iscrizioni, e se proprio la tiriamo, si può arrivare anche al giorno 16, perché le iscrizioni degli juniores finiscono il 16. Per il sindaco di Saronno non c'erano più tempi, e lo ha scritto lui, lo ha dichiarato su carta di nuovo in testata: non c'è più tempo, quindi non vi do lo stadio. Fatto sta che per me il tempo c'era, e come ho ribadito sempre all'inizio e come mi sembra dimostrare con il percorso politico che stiamo facendo tutti quanti insieme, esule dal discorso sportivo, se una cosa la si vuol fare, una cosa si fa. Io mi ero preso l'impegno con i tifosi e con l'amico Luigi che avrei fatto tutto ciò che era umanamente possibile per portare di nuovo il calcio a Saronno. Il calcio a Saronno si è visto che era un problema, perché questa città è piena di problemi che vengono nuovamente fatti rinascere da una gestione incapace della cosa pubblica, perché è una cosa evidente. Noi siamo riusciti a riportare il calcio a Saronno. In quale maniera? Abbiamo fatto un accordo proprio a poche ore dalla scadenza dei termini con la Gallaratese, come ero fatto scappare un po' di giorni fa, ciò che a Gallarate era andato, da Gallarate ritorna. Il signor Caravatti è una persona simpatica, gentilissima,
amante della storia, amante dell'impegno sociale, una persona che mi ha subito raccontato i suoi valori, i suoi principi. Per lui l'idea di poter contribuire a far rinascere una squadra storica come quella di Saronno era un onore. Io avrei preferito che questo onore fosse uscito dai cuori degli amministratori di questa città, che chiaramente a parole hanno detto che erano con noi, ma con i fatti si stanno arrampicando sulle vetri, addirittura sbugiardandosi uno con l'altro, perché dei documenti scritti su carta comunale che dopo neanche 24 ore vengono rovesciati, veramente sono delle cose che non appartengono alla mia cultura politica e neanche al mio modo di fare. Il risultato è questo: noi abbiamo iscritto la nostra società, la nostra squadra, l'FBCS di Saronno, al fianco della Gallaratesi. Il primo consiglio di amministrazione, dove noi entreremo con, siamo già entrati con sei consiglieri, che sono Giuseppe Anselmo, Alessandro Girola, Enrico Clerici, Francesca Lagala, Luigi Di Micheli ed io. Siamo in sei, e da Gallarate ce ne sono quattro, adesso ne aggiungeremo altri cinque, penso anche il signor Balzaretti, ma andremo a parlare. Che lui farà il DS. Lui farà il direttore sportivo, speriamo anche di farlo entrare dentro come consigliere. Uno dei primi atti del nuovo consiglio sarà quello di fare l'aggiunta del nome. Noi siamo entrati come FBCS, associazione che per il comune non andava riconosciuta, mentre invece fuori siamo assolutamente riconosciuti. Il regalo che avevo promesso ai tifosi è questo: non entriamo col nome FBCS a fianco a quello della Gallaratese, ma per una serie di circostanze fortuite dobbiamo ringraziare gli antenati vostri, di voi persone che siete nate a Saronno, perché durante la guerra, la seconda guerra mondiale, la squadra di Saronno non ha partecipato a nessun campionato e quando è finita la guerra si è ricostituita da zero come FBC Saronno, mentre invece il nome storico Associazione Sportiva FBC Saronno si può ancora utilizzare. Quindi vi posso confermare che al primo consiglio direttivo della nuova società sarà sul tavolo questa proposta, che verrà spero approvata dalla maggioranza, per far diventare la nuova società Gallaratese Associazione Sportiva FBC Saronno. I tifosi si erano fatti andare giù la caramella amara dell'FBCS, possono tranquillamente sorridere, riempirsi la bocca di zucchero, perché il nome sarà Associazione Sportiva FBC Saronno. Se per qualche motivo l'amministrazione comunale riconosce in questo una somiglianza al loro nome FBC Saronno, io mi assumo ogni tipo di responsabilità, possono farmi causa tranquillamente, ci vedremo in tribunale, ma io vi posso assicurare che la squadra si chiamerà Associazione Sportiva FBC Saronno. Questo è il tutto. Ora voglio rimarcare un'ulteriore cosa: il secondo punto del consiglio, ci saranno le mie dimissioni da consigliere, perché io su Saronno mi muoverò unicamente a livello politico e non voglio mischiare io la politica con lo sport, quindi mi dimetterò, lascerò ad altri, a Luigi, a Giuseppe se vorrà, ad altre persone di calcio, l'onere e l'onore di in questi anni di portare avanti i colori bianco-celesti. Io tornerò al mio lavoro di produttore e regista per la televisione e per il cinema, e su Saronno tornerò ad occuparmi di politica, unicamente su questo, lasciando da parte il calcio. Mi ci sono avvicinato perché per me era un problema che è stato risolto. L'ultimo appello lo rilancio di nuovo al sindaco Porro, perché lo stadio è chiuso, si aprirà tra qualche ora perché ci sarà la presentazione della Robur. Ci sarà penso qualcuno dell'amministrazione, suppongo il sindaco, l'assessore Cavaterra, quindi ci sarà una presenza comunale. Saronno ha una squadra che è riconosciuta dall'amministrazione di Porro e della Robur, e c'è una seconda squadra che è riconosciuta dai tifosi biancocelesti e riconosciuta dai cittadini di Saronno, e si chiama FBC Saronno. Purtroppo giocherà a Gallarate perché non ci vogliono dare lo stadio, questo è un dato di fatto, nonostante ci sia un impegno scritto su carta comunale. Questo documento finirà nelle mani di tutti quanti i consiglieri comunali di opposizione e di maggioranza, e voglio sapere se ci sarà qualcuno che presenterà in consiglio un chiarimento su come sia possibile che un sindaco su carta intestata comunale si impegni con un comitato a portare a termine
degli accordi e poi non vengono ratificati. Questo è tutto.